Siamo al terzo tentativo per la partenza di questa ottava corsa di Palermo, tris quartet quintet della giornata ippica nazionale. L'allineamento è discreto, vediamo se avranno la pazienza di aspettare il tre i concorrenti. Abbiamo l'impressione che stavolta lo starter abbia dato valida il via, Minicab, poi il 4 di Mercury Caff che provò a sfondare ma si è trovata mal partito per linee esterne, e invece è partita bene Panther Deni che si sistema dietro Minicab, mentre resta scoperto Mercury Caff e prova a puntare in avanti. Nel frattempo c'è stato un cavallo squalificato, prova avanti a venire avanti Mercury Caff, Panther Deni non fa strada e così Panther Deni si molla di galoppo all'improvviso e quindi Mercury Caff può scendere secondo in corda dietro il fuggitivo Minicab, poi a seguire via via tutti gli altri, il 7 di Nabucco Jet in terza posizione, poi più indietro vediamo gli altri, ecco che cerca di venire avanti anche Braffic 3B. Nel frattempo Minicab evidentemente ha deciso, Cosimo Cangialosi, di provare la corsa di testa con il suo cavallo, sempre seguito da Mercury Caff, in terza posizione Nabucco Jet, poi via via tutti gli altri, con il numero 1 in quarta posizione attaccato da Parley Treb che viene avanti. Vediamo un po', primo chilometro abbastanza veloce sul piede dell'1.16 di Minicab, Nabucco Jet ha spostato al largo di tutti, prova a farsi strada Oliver che si profila molto pericoloso, Nabucco Jet comunque ha deciso di venire all'esterno ed affianca Mercury Caff che segue sempre il capofila Minicab, si presenta bene Oliver e viene avanti molto deciso in terza ruota, davvero notevole la progressione del favorito guidato da Giuseppe Porzio Junior, sembra piuttosto stanco adesso, Nabucco Jet retrocede mentre Minicab continua a tentare la sua fuga, adesso è Pudley Treb che ha trovato il varco per venire avanti, più indietro prova al largo di tutti anche Placidas che però non sembra avere la grinta per inserirsi in maniera davvero decisiva, Minicab sta provando la fuga, adesso però c'è quella che è stata sempre la sua maggiore difficoltà, ovvero la retta d'arrivo, e Pudley Treb prova a venire avanti, Oliver si butta per linee interne e arrivo molto molto serrato con Pudley Treb che alla fine dà l'impressione di poterla spuntare, così e infatti viene a vincere. Dunque Pudley Treb gli è venuta la corsa giusta e Giuseppe Messineo non ha fallito, quota di 9.31 per Pudley Treb che alla fine ha avuto ragione di Oliver che nel finale ha provato l'interno e ha scavalcato Minicab ma nulla ha potuto contro la progressione esterna di Pudley Treb. Minicab come sempre ha pagato la corsa di testa chiudendo molto provato e probabilmente non è riuscito neanche a conservare la terza piazza, ma adesso il replay ce lo chiarirà, eccoci nelle ultime fasi e per il terzo infatti è Mercury Caff ancora che riesce ad avere la meglio su Minicab e poi al quinto posto un po' a sorpresa il 15 di Rugiada SMS. Dunque se abbiamo ben visto 13-18-4 la terna vincente, poi 2-15 a completare quarte e quinte, ha vinto comunque Pudley Treb, Giuseppe Messineo 9-81 la quota del vincitore.